cambiamo luogo per poter presentare questo premio. Iniziamo a casa di Fiorentino, che è stata la persona che ha avuto l'idea di creare questo premio, Rocco Monfina. L'anno successivo siamo stati a Fredarcina da casa della signora Rosa Viola, dove assaggeremo la sua pasta. L'anno scorso, brava Rosa! L'anno scorso siamo stati in quel di San Lorenzello e quest'anno siamo qui a Roncolisi, dove è passata una bellissima pomeriggio a Santa Maria in Grotta. Adesso siamo qui per dare queste premiazioni. Dall'anno scorso abbiamo affiancato al primo premio originale, il primo premio principale, abbiamo affiancato il premio tecnico scientifico Luigi Giura, coinvolgendo anche il comitato Luigi Giura. Noi dal primo anno cerchiamo sempre di coinvolgere più associazioni possibili, poi mano a mano che verranno i loro premi si presenteranno. La caratteristica di questo premio è che è apartitico, apolitico, ha di tutto e soltanto identitario. Non c'è politica in mezzo, non ci sono sponsor, niente. L'unico sponsor che ci sono è la buona volontà delle associazioni che ci ospitano e ci fanno poi, che ci danno la possibilità di mangiare e di bere e danno i premi in natura. Quest'anno avremo delle novità che gli anni scorsi non c'erano e man mano li presenteremo. Come prima cosa devo all'associazione che ci ospita, Roce in Libro, Gino. Presidente. Ci sta ospitando, è stato molto, anche la messa è stata molto bella, poi parleremo anche, grazie anche all'albero di Olga, abbiamo assistito a un bellissimo pancio lì, il prete non sapeva cosa fosse. E noi, come nostra abitudine, quando andiamo nelle associazioni che ci ospitano, portiamo cultura. No, portiamo cultura, ma non è cultura, questo portiamo la tua anima, tu sai dove sei, che sei, ma non sai da dove vieni. Sì, ecco. So pure dove sono andato, però ho girato. Quindi questa è. Signori, questa è la mappa della terra d'oro, l'ultimo censimento del 1850, l'ultimo regno. Del regno delle due Sicilie ed è qualcosa di straordinario, questo andrebbe proprio studiato nelle scuole, quindi qui ci sono tutti i comuni della terra di lavoro, c'è anche Roncolisi con i suoi abitanti, ci sono addirittura le diocesi, le dogane. Vedete, se guardi bene, trasparenza c'è la mia tra l'altro voi pensate che è scritto così piccolo, se chi si mette a leggere questo lo legge benissimo, vi fa capire come si scrive in quel modo e come viene impostato la burocrazia in quel modo, e oggi ce la prendiamo. Quindi noi come prima cosa diamo un omaggio all'associazione Roce in Libero, che rappresenta un'associazione locale che ha permesso di aprire quel santuario che secondo me Gesù Cristo ce ne darà. Noi abbiamo onorato più volte quel santuario e farlo qui per noi. E noi lo facciamo sempre molto bene. Grazie. Grazie. Noi lo facciamo sempre molto bene. Perché Roncolisi non è l'ultimo paese della terra, non dico della Campania, ma della terra. Dipende da dove si arriva. Dipende da dove si arriva. Se è l'ultimo viene dall'altra parte.